Siamo qua nella sedicesima tappa, proprio bene. E oggi una tappa dopo il giorno di riposo di ieri. E come vedete, con 6 GPM, di cui 2 di terza categoria, 1 di seconda e tutti gli altri di prima categoria, molto 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 difficili. Ok, 6 minuti 09 da primo Roglic, 6 minuti e 36 da Tom Dumoulin, 8 minuti e 14 da Vincenzo Nibali, da Fuglsang abbiamo 10 minuti e 15, da Nairo Quintana abbiamo 10 minuti e 25, da Romain Bardet abbiamo 12 minuti e 05, da Geraint Thomas abbiamo 12 minuti e 22, da Rigoberto Urán abbiamo 13 minuti e 30. Quelli che ci preoccupano sono i primi, diciamo, 4, però abbiamo anche un bel distacco, quindi dopo quelli lì basta che non parta una fuga con o Froome o Roglic o Dumoulin, noi siamo molto tranquilli per quello. Ok, vediamo che tappa ci sarà oggi. Dopo il giorno di riposo ovviamente hanno le energie al massimo i nostri corridori. Vediamo, speriamo sia una tappa abbastanza piatta. Ah no, siamo nelle Alpi. Allora, sì, già GPM ne vedo. Ok, una tappa, diciamo, che parte e arriva nello stesso punto. Abbiamo 2 GPM di quarta categoria, quindi proprio easy, easy, easy. E ragazzi, quindi io potrei anche andare in fuga con il nostro, come si chiama? Peter Sagan, scusate, che certe volte mi... Ho un video recensione che per chi sa su Instagram, che per chi mi segue su Instagram sa già di cosa si tratta. Credo che uscirà questo video recensione di un prodotto molto bello di Amazon. Vi dico solo questo, che è uno spoilerone. Ok. Prendiamo il nostro Peter Sagan, non serve prendere su... Guarda, bello, sembra il Colosseo. Ok, non serve prendere Rafa Maika o degli scalatori o gente che comunque ci aiuta, perché noi siamo qua giusti. Appena partirà una fuga noi andiamo subito sotto, dobbiamo stare molto ma molto attenti. Attenzione, si iniziano a schierare De Klerk e Stibal della Dekenik, anche Vincenzo Nibali abbiamo davanti. Qua partirà una fuga. Attenzione Ferrari, sembrava che volesse andare in fuga. Siamo Ferrari qua, stiamo attenti che non esca una fuga qua di corridori. Non è una tappa troppo pericolosa quella di oggi, però comunque dobbiamo stare attenti. Potrebbe uscire qualsiasi corridore, infatti vedo che inizia Van Emden, Ferrari, però secondo me qualcuno dalla dietro. Abbiamo Van Aert, Fabio Aru e Elia Viviani nelle prime posizioni. Il gruppo per ora è abbastanza... Ok, attacco. Via, uniamoci. Chi è che attacca qua? Fabio Aru? No, sembrava che volesse attaccare qualcuno. Scusate voi. Secondo me voleva... Ecco, quando mi schiacciano dentro qua sui cordoli mi dà fastidio, mettiamoci aerodinamici. Vabbè, facciamo una buona tappa. Ragazzi, io sto qua, non skippo la corsa finché non parte una fuga, perché sono sicuro che se skippo esce una fuga che io me la perdo. Quindi voglio andare in fuga io oggi, perché una tappa sembra casomai innocente, però quel vento contro che ci sarà là, secondo me il gruppo non tiene un buon ritmo. Quindi noi stiamo per ora in gruppo e dopo si vedrà. Tanto non è una tappa molto pericolosa. Attenzione, un attacco della Wanty Gobert. Ah no, scherzavo. Sembrava. Sembrava Minari della Wanty Gobert. Abbiamo Sandro Meuris. Attacco. Attenzione di Pichon. Lo segue Minari. Un po' di distacco dal gruppo, ma proprio proprio poco. Noi stiamo incollati alla... siamo vicini a Pichon, non so perché gli sta così vicino. Abbiamo anche un uomo della Mitchelton Scott. Si è formato un gruppetto di 4 corridori. Un uomo della Mitchelton Scott, Minari e Pichon.
Ok. Un buon gruppetto, diciamo, si è formato. Ha quasi un minuto dal gruppo, quindi si è anche difeso abbastanza bene. Non, non collaboriamo col gruppetto. Non perché non voglio essere così, però comunque sì, un gioco, quindi posso farlo anche. Si è unito anche, vediamo chi si è unito. Si è unito Sandro Meuris, uno specialista delle fughe, è sempre in fuga anche al tour quest'anno. E si è unito anche Van Marke. Ok. Ok, un gruppetto giusto. Sinceramente. Adesso ci sarà un piccolo GPM. Guarda, partono i 5 km da qua, quindi non è neanche... questa è una grossa caratteristica di questo Tour de France. Passeranno anche oggi di qua. Infatti hanno voluto... Ok, noi abbiamo sprecato pochissime energie finora. La tappa è ancora abbastanza lunga, quindi teniamocela in parte. Credo che la salita sarà di un chilometro massimo. E neanche molto dura, perché è quarta categoria proprio. Noi non scattiamo per il GPM, che non ci interessa, perché dopo finito anche... Arrivati al GPM bisogna fare ancora salita, che non so perché non hanno messo di là il GPM, però lasciamo stare. Io non ho questa voglia di scattare per questo... Gran Premio della Montagna, scatteranno altri. Van Marke scatta Minari. Noi vabbè, stiamo qua, ma non sprechiamo troppo. Giusto per stare qua nel gruppettino. Ok. Lasciamo stare. Attenzione, Peter Sagan, senza fare troppo fatica. Recuperiamo le energie. A caso, va bene, un punto va bene, ma noi nella classifica del Gran Premio della Montagna non ci interessa propriamente. Abbiamo quasi 3 minuti di vantaggio sul gruppo, che sono a 700 metri da questo Gran Premio della Montagna. Adesso stiamo qua nel gruppetto, adesso ci sarà ancora un po' di salita per dopo arrivare alla discesa. Non ho capito che GPM era quello. Sì, non era neanche salita praticamente. Ok, adesso stiamo qua che c'è un po' di discesa, dobbiamo stare attenti. E stiamo continuando a guadagnare, diciamo, un po' sul gruppo. Adesso siamo a 3 minuti. Però davanti il nostro uomo della Wanty Gobert sta andando veramente piano. Quindi andiamoci qua, Van Marke. Altre salite, una tappa diciamo ondulata, ecco, non troppo dura. I GPM non ho capito perché sono due, poi quel... Queste cose, certe volte sto gioco qua butta delle robe lì a caso, proprio, ma proprio a caso a caso. Well, on flat stages, that's not where you see the most drama. Direi di lasciare... Finisca di parlare. Direi di lasciare la nostra squadra tutta nel gruppo. Se più non decide di attaccare qualcuno, ma più se non glielo dico io non attacca nessuno. Direi di lasciare la nostra squadra nel gruppo per diciamo non fargli sprecare troppo energie. Stiamo perdendo sul gruppo, attenzione. Un inseguitore si sta unendo, un uomo della Total Direct Energy. Abbiamo Terpstri, non ho ben capito il nome. Stiamo continuando a perdere sul gruppo. Ok, un altro inseguitore. Marcangi, non ho capito che corridore è questo, però noi stiamo qua nel gruppetto, tranquilli. Il distacco dal gruppo sta rimanendo quello, e adesso credo che per il traguardo volante siamo a posto, perché qua non vedo nessuno. Non vedo nessun velocista qua. Ok, 5 km dal traguardo volante. Siamo qua nell'ultima posizione a ruota di Meris.
you're the best sprinter in the breakaway. You should manage to win the intermediate sprint. Lo so, sono il best sprinter. Infatti noi siamo qua quando mancano 2 chilometri dallo sprint, ci mettiamo nelle prime posizioni. Nella prima posizione, non nelle prime. A ruota di Van Marken, sono il favorito, il gran favorito di questo traguardo volante. Meyer parte qua vicino, attenzione, leggera discesina. Ma noi non cartello del meno 1 adesso. Curva e dopo meno 1 chilometro. Al traguardo volante Peter Sagan, attenzione, in parte arriva un altro, però noi siamo i favoriti anche col colpo di reni, per farci molto bene. Ok, siamo qua, recuperiamo un po' di energie, speriamo, c'è anche un gel che non fa mai male. Siamo a 4 km da questo Gran Premio della montagna. Guardate, skippando si recuperano molte ma molte energie. Questa Côte. Noi non ci prendiamo il Gran Premio della montagna, però stiamo attenti a non perdere contatto. Sgoliamoci tutti i gel che abbiamo, tanto adesso ci sarà il rifornimento. At the front of the race, it's time to pick up something to eat. Ok, il nostro gruppetto sta continuando a tenere un buon ritmo. Noi stiamo qua a ruota, il nostro gruppettino, e adesso che ci sarà un tratto di vento contro, bisogna stare a ruota. This isn't the moment to relax. Tanto noi non collaboriamo con i nostri avversari, quindi possiamo skippare a corsa. Mancano meno di 60 km al traguardo, noi siamo in una fuga a 2 minuti e 30 dal gruppo. La fuga dal gruppo è molto sotto controllo perché potrebbero riprenderci in qualsiasi momento, e infatti ho paura proprio che ci riprendano. Però siamo a meno di un minuto dal gruppo, eccolo lì il gruppo. Sì, c'è ripreso. Attenzione, parte un uomo, Meyer e Terpstra. Io direi di andare proprio a prenderli. Last time checked with a breakaway, 1 minute. Watch out, you're not going to be able to attack for much longer. Andiamo a prendere quest'uomo della Mitchelton Scott. Looks like the breakaway still has some gas left. It's still able to widen the gap. Dai, su, dai, dai, mettiti a ruota, che recuperi, mettiti a ruota, dai, ancora poco, sì, ok. No, abbiamo il gruppo là dietro, è attaccatissimo il gruppo. The breakaway is holding off the peloton, but it's going to be difficult. Il gruppo ci riprende di sicuro. Is decreasing, guys. The peloton should be there for the stage win. Eccolo là il gruppo. Adesso non proviamo ad andare in fuga, ok, perché tanto il fuggitivo è sotto controllo. La nostra fuga, non, se lo facciamo non sarà efficace, perché comunque cioè non avrebbe senso andare in fuga a 16 km dall'arrivo. Però il gruppo sta facendo veramente un'andatura molto ma molto sostenuta, molto forte, questo gruppo sta andando su fortissimo. Cerchiamo di andare davanti noi, perché noi siamo Peter Sagan e ci deve vedere tutti, non scherzo. Noi dobbiamo andare davanti al gruppo, ok? Non mi interessa il Gran Premio della montagna, non mi interessa niente.
però mi interesserebbe bene una bella. Primoz, Roglic, si portano davanti anche i velocisti con Elia Viviani, che secondo me è uno dei grossi favoriti di questa tappa. E proprio, secondo me, non so, però spero di vincere la tappa, però secondo me Elia Viviani arriverà lì con un colpo di reni con me. Arriverò in fuga con, sì, la volata la farò insieme a Viviani e sicuramente il colpo di reni tra me e lui ci sarà per le posizioni. Infatti lo vediamo quasi qua davanti. Primoz Roglic che tira il gruppo, fa l'andatura. Noi stiamo bene che a ruota che si sta benissimo. Andre Greipel dell'Arkea Samsic, Marcel Kittel, abbiamo Stibal, Bob Jungels, Sonny Colbrelli, Daniel Martin. Abbiamo un po' di velocisti forti forti. 10 km. This will finish in a mass sprint. Ok, adesso massima concentrazione per il nostro Peter Sagan che si gioca la tappa. Romain Bardet scatta. Bob Jungels. Andiamo a prendere questo Romain Bardet scatenato. Bunched peloton. Che andatura, 70 all'ora sta andando. Nairo Quintana. Thibaut Pinot, attenzione davanti, cosa, non so cosa ci faccia Thibaut Pinot davanti al gruppo in questo momento. Uno scalatore che sta nel gruppo dei velocisti, non ne ho proprio idea. 5 km a questo traguardo, si deciderà tutto qua. Abbiamo Primoz Roglic davanti. Ritorniamo in quel di Nemis, mi pare che si chiama. Van Aert che tira la volata, Bob Jungels davanti. Bob Jungels. Attenzione però, vedo Groenewegen ma non vedo Elia Viviani. Non vedo Elia Viviani. È abbastanza in centro gruppo. Non ho idea, però sicuramente Richese o qualcuno dei suoi compagni di squadra lo porterà davanti. Attenzione a non sbagliare queste curve proprio essenziali per questa volata. Caduta di gruppo, attenzione. Elia Viviani, attenzione, la volata per Peter Sagan. Va a prendere Lampeari. Attenzione. La volata. Groenewegen, Groenewegen e Peter Sagan, Groenewegen e Peter Sagan, colpo di reni e Peter Sagan va a vincere un'altra tappa di questo Tour de France, quinto successo di tappa per lui. È un Peter Sagan scatenato oggi è un Peter Sagan scatenato, è scatenatissimo in questo Tour de France Peter Sagan, maglia gialla, maglia verde, non si sa più cosa può venire fuori da questo corridore. Vediamo questa volata pazzesca, vediamo com'è. Andiamo un po' avanti, vediamola bene dall'alto. Oddio, si è un po' buggato. Attenzione, Peter Sagan che recupera, Elia Viviani è stato bloccato da Fernando Gaviria. E nostro Peter qua, abbiamo Michael Matthews in parte, il colpo di reni, vediamo chi sarà secondo Groenewegen, in teoria. Sì. E terzo Michael Matthews, Elia Viviani è un po' indietro perché è stato bloccato da Fernando Gaviria. Bellissima volata di gruppo, bellissima. Peter Sagan in questo Tour scatenatissimo, ragazzi.
bellissimo. Vittoria di tappa, maglia gialla, maglia verde, maglia poise, attenzione cambiata, no, sempre sulle spalle di Isagiri. E la maglia bianca sempre sulle spalle di Egan Bernal. Che tappa, ragazzi, che tappa. Tornato da un giorno di riposo, questo Peter Sagan è scatenatissimo, ragazzi. Ha fatto una volata pazzesca. Una volata pazzesca, un duetto con Dylan Groenewegen e con Michael Matthews. Se l'è giocata proprio all'ultimo col colpo di Reni, fatto al momento giusto giusto. Congratulations. Attenzione, ragazzi, questo Peter Sagan è scatenato. Queste sono le tappe che fanno proprio per lui. Salviamo tutto. Lo sapevo, secondo Dylan Groenewegen. Attenzione, Viviani sesto. Boh, neanche male, però... Ah no, scusate, era Alexander Kristoff, non era Gaviria. Gaviria no, non lo vedo più nelle volate, non capisco dov'è. Abbiamo The Gent Gold della Trek Segafredo. Allora, primo Peter Sagan, secondo Dylan Groenewegen, come avevo detto. Terzo Michael Matthews, quarto The Gent Gold. Quinto Alexander Kristoff, sesto Elia Viviani. Settimo Owen Eisen. Ottavo Kurt Nielsen della Astana. Nono André Greipel della Arkea Samsic, in teoria. Decimo Nairo Quintana, non so come mai. Iwan, quindicesimo, Gaviria, quattordicesimo, Sonny Colbrelli, diciassettesimo, boh. Non ho idea perché tutti questi velocisti siano andati così lontano, però non importa. Allora, classifica scalatore nella tappa, siamo primi anche qua. Qua, siamo primi con 70 punti. E basta, andiamo avanti, vediamo com'è la classifica generale. Abbiamo aumentato di... pochi secondi il vantaggio da Chris Froome, e di molto abbiamo aumentato la classifica generale, non è cambiata tanto, è rimasta sempre quella, anzi non è proprio cambiata. Lo scalatore Isagir Valgren, noi siamo in quarta posizione con 37 punti, possiamo sempre migliorare, però non ci interessa, piuttosto ci interessa la maglia gialla e la maglia verde. Abbiamo 516 punti in prima posizione, quindi praticamente non ci prende più nessuno. Secondo Van Avermaet, non so come. Terzo Valgren, quarto Kwiatkowski, quinto De Gendt, sesto Elia Viviani, settimo Fernando Gaviria, ottavo Dylan Groenewegen, nono Michael Matthews e decimo Froome. Non ho capito Froome cosa ci fanno i traguardi volanti, però vabbè. Giovani ciclisti, abbiamo sempre davanti il nostro Egan Bernal, e ormai sì, non lo prende più nessuno. E abbiamo come migliore squadra, abbiamo il team Ineos. E niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, questa tappa vi abbia regalato emozioni. E vabbè, noi ci becchiamo domani, credo, con la prossima tappa del Tour de France. E ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.